Matteo Malucelli, il vincitore della prima tappa del Giro di Sicilia, Milazzo Bagheria, nel centro del Palermitano, grande festa per l'arrivo della carovana. Ce ne parla Antonio Sansonetti. Se alla partenza a Milazzo era quasi di casa lo squalo dello stretto Vincenzo Nibali, all'arrivo della prima tappa del Giro di Sicilia a Bagheria il tifo è tutto per un ciclista della vicina Ficarazzi. Faceva il tifo per Filippo Fiorelli. Grande Fiorelli, dai Fiorelli, dai che ci siamo! Filippo Fiorelli naturalmente. Io per Fiorelli Filippo, visto che sono uno zio, sono un tifoso accanito, lui sta giocando in casa e è avvantaggiato per questo. Si vede dal cappellino! Il nostro compaesano. Sì, sì, vicini di casa stiamo. Speriamo che la volta buona, speriamo. Fiorelli, con la maglia ciclamino della Bardiani Faisanè, alla fine si piazza terzo a vincere in volata dopo 199 km quasi tutti pianeggianti, e il romagnolo Matteo Manucelli che sorpassa all'ultimo il favorito Moschetti. Belle strade, un bel percorso tutto sul mare e poi il calore della gente, e sentire proprio il calore della gente sulle strade che in questo ultimo mese e mezzo mi è mancato, mi sono allenato quasi sempre in solitaria. Corre nella squadra della nazionale che ha inglobato 5 atleti della Gazprom, il team russo che è stato squalificato. Il problema più difficile sono stati gli ultimi 45 giorni, che da quando la nostra squadra è stata sospesa per via delle vicende della guerra. Per noi sono stati 45 giorni difficili. In maglia azzurra ci sono il ragusano Damiano Caruso, per lui un buon quinto posto, e la giovane promessa Sebastiano Verre, che è uno scalatore e aspetta le prossime tappe per farsi vedere. Così come Nibali, che sta cercando la migliore condizione in vista del Giro d'Italia.